Ciao da Luci! Oggi insieme andremo a realizzare il poncio Costi. È diventato ormai un tormentone questo punto, ma vi piace talmente tanto e me l'avete chiesto talmente in tante che non potevo non farvi anche il poncio. Dalle foto di presentazione avrete visto quanto è grande, quanto è bello e la vestibilità di questo poncio, perché è molto molto bello da portare anche con le punte laterali e non la classica punta davanti e dietro, ma quello è soltanto un modo di portarlo. Il poncho è un poncho classicissimo. Il punto è quello della Costi, vedete il classico rombo con gli aumenti. Niente di difficile, io direi che passiamo alla lista dei materiali. Come prima cosa, io ho usato il filato fluff Creative Fluffily di Rico Design. Vi vado subito a dire le caratteristiche del filato. Sono 150 grammi per 420 metri. Uncinetto consigliato il numero 4. Io ho usato il mio poncho, come vedete, è molto grande. Quindi ho usato due cakes, quasi e mezza. Due cakes e mezza, diciamo così. E in totale vi dico che sono 4, 8, ho usato sui 1100 metri di filato. Ecco, diciamo che se non avete lo stesso filato potete orientarvi più o meno sapendo che sono sui 1100 metri. Poi ho usato un uncinetto numero 4 e ho usato un filato pelliccioso. Io avevo questo in casa e siccome dovevo fare solo una rifinitura, l'ho utilizzato. Vi lascerò però in descrizione il link per il filato pellicioso che potrete acquistare insieme al Fluffily da Merceria Italia Artisan. Voi sapete che io tutti i miei materiali li acquisto lì e quindi vi lascio anche il link per l'alternativa al mio filato pellicioso. Direi che possiamo passare al tutorial. Il multiplo per il nostro poncho è di 24 catenelle. Come sapete, il multiplo della Costi è di 12 catenelle. Ovviamente il multiplo del poncho dovrà essere di 24 perché abbiamo due lati. Quindi andiamo a calcolare nell'insieme il multiplo di 24. Io ho già fatto per l'appunto due multipli, quindi qua ho avviato un numero di catenelle assolutamente irrilevanti perché è un campione. Vi dico però che per il progetto originale 96 catenelle, quindi per il progetto originale ho avviato 96 catenelle. Ora io qua ne ho avviate solo 48 per fare un piccolo campione del progetto. Cosa ho fatto? Mi sono già segnata al centro, quindi quando sono arrivata alla mia catenella centrale, nel vostro caso dovrà essere la catenella numero 48, se usate il mio stesso numero di catenelle. Io qui ovviamente ho segnato 24 perché sto facendo un campioncino. Alla metà mi sono già posizionata un marcapunti, così da non dover poi contare per vedere se ho le maglie giuste, però calcolate che essendo un multiplo di 12, sapete che avete due disegni all'interno di ogni lato. Nel caso di 96 catenelle ne avete 4. Quindi, se non volete segnare col marcapunti, potete tranquillamente calcolarveli. Vado a chiudere in cerchio in questo modo e parto con la mia lavorazione. Quindi, 1, 2, 3 catenelle saranno la prima maglia alta. Ora vado a fare una seconda maglia alta nella maglia successiva e una terza nella catenella dopo. E facciamo il modulo da 3. Una catenella di separazione, salto una catenella sottostante e ricomincio a fare i miei moduli da 3. Quindi inizio tranquillamente con i miei moduli appunto granny. Sapete che abbiamo iniziato in questo modo
il disegno della Costi, quindi sempre con il punto granny. Catenella di separazione, di nuovo salto una maglia sottostante e vado a fare di nuovo nelle 3 catenelle successive il mio modulo da 3, 2 e 3. Catenella di separazione, salto la maglia sottostante, di nuovo vado a fare un modulo da 3 maglie alte, lavorando una alla volta le 3 catenelle sottostanti. Eccoci qua. Proseguo fino all'angolo. Arrivati al marker dell'angolo, non facciamo altro che 2 catenelle invece che una di separazione. Saltiamo la catenella con attaccato il marker e procediamo in quella successiva a fare i nostri moduli da 3 maglie alte. Faremo questo e poi continueremo esattamente specularmente, quindi come lavorato dall'altra parte, fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, abbiamo una catenella da saltare, carichiamo il filo sull'uncinetto, andiamo nella terza catenella di inizio giro e creiamo una maglia alta, così da rimanere già al centro della nostra lavorazione. Controllate che il lavoro sia dritto al momento della chiusura, mi raccomando, perché se è storto poi vi si arrotola. Quindi ora partiamo col secondo giro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, rientro nel foro, sarà il nostro angolo, e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3. 2 catenelle di separazione, entro nel prossimo foro che mi si presenta e vado a fare 2 maglie alte. Lavoro le 3 maglie del blocco sottostante, 1, 2 e 3, e 2 maglie nel prossimo foro, 1 e 2. Come vedete, abbiamo già iniziato il primo rombo. 2 catenelle di separazione, vado a fare nel prossimo foro tra i blocchi da 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, nel prossimo foro 2 maglie alte, 1 e 2. Lavoro le 3 maglie alte sottostanti, 1, 2 e 3, e nelle maglie che seguono vado a lavorare 2 maglie alte. Così ho creato il mio secondo rombo. 2 catenelle di separazione e come vedete qui sotto c'è il marker, quindi questo è l'angolo. Nell'angolo vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione ed altre 3 maglie alte. Ora faccio 2 catenelle di separazione, in uscita dall'angolo nel prossimo foro, 2 maglie alte. Andiamo a ricreare il nostro prossimo rombo. Lavoro le 3 maglie sottostanti, 1, 2 e 3,
e nel foro che segue 2 maglie alte. 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Prossimo foro 3 maglie alte. 1 2 e 3. 2 catenelle di separazione, prossimo foro 2 maglie alte. 1 2 Scusate, 2. Lavoro le 3 maglie sottostanti. 1 2 e 3. Nel prossimo foro 2 maglie alte. 1 e 2. 2 catenelle di separazione, siamo arrivati all'angolo. Ne avevo fatto solo metà all'inizio, vado a fare l'altra metà con 3 maglie alte. 1 2 e 3. Per chiudere l'angolo carico il filo sull'uncinetto, vado sulla terza catenella di inizio giro e creo una maglia alta, così da rimanere già al centro del nostro angolo. Come vedete, abbiamo iniziato la nostra lavorazione, ho creato già la punta. Ora si prosegue come la maglia costi, però per chi non ha seguito il tutorial della costi, io comunque vi faccio vedere i punti fino ad arrivare alla nuova ripetizione. Ora posso tranquillamente togliere il marker perché non mi serve più. Avendo io adesso l'angolo ben definito, non ho più necessità di avere il marker e quindi procedo in questo modo. Quindi parto col terzo giro. 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e l'angolo sarà sempre fatto nello stesso modo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ora noi ne facciamo solo metà, perché l'altra metà la faremo in chiusura giro. 2 catenelle di separazione, saltiamo ovviamente le 3 maglie sottostanti, andiamo a lavorare nei fori e facciamo 2 maglie alte. Lavoro le 7 maglie sottostanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nel foro che segue vado a fare solo 2 maglie alte. Le nostre maglie del rombo così sono diventate 11. 2 catenelle di separazione per saltare il modulo da 3 sottostante. Carico il filo e ripeto quello che ho fatto qui. 2 maglie alte nel foro. Lavoro le 7 maglie alte sottostanti. 1 2 3 4 5 6 e 7. Nel foro che segue 2 maglie alte e sono diventate 11 anche queste. 2 catenelle di separazione e vado a fare l'angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso foro 3 maglie alte. Abbiamo così fatto l'angolo. Ecco qui, ripeto da questo lato quello che ho fatto su questo lato.
Una volta arrivati al termine del giro, ho fatto le due catenelle, rientro nell'angolo dove avevamo fatto solo 3 maglie alte e faccio le 3 maglie alte che mancavano, 2 e 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella di inizio giro e faccio una maglia alta, così da rimanere al centro del nostro angolo. Ed ecco qua che siamo arrivati al secondo giro del nostro poncio costi. Ora iniziamo col terzo giro, ed è il giro che un po' abbiamo fatto all'inizio. Quindi 3 catenelle per alzarci e l'angolo lo faccio sempre nello stesso modo, non vado a ripetervelo ogni volta perché sapete che sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ad inizio giro ne facciamo solo mezzo, quindi solo 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, entriamo in questo foro, siccome noi siamo già alla parte più larga del rombo, che è quella da 11 maglie, adesso dobbiamo andare a diminuire e quando andiamo a diminuire sulle 11 maglie sappiamo che dobbiamo mettere qui la punta del prossimo rombo. Quindi qui facciamo 3 maglie alte invece di 2 come fatte fino al giro precedente. 2 catenelle di separazione, salto le prime 2 maglie e vado a lavorare nella terza e vado a lavorarne 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo ovviamente le 2 restanti con 2 catenelle. Vado nel prossimo foro e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, salto le prime 2 maglie sottostanti, 1 e 2, nella terza maglia alta e quindi vado a lavorare le 7 maglie alte centrali del modulo da 11 sottostante. Salto le 2 maglie finali con 2 catenelle e nel foro che precede l'angolo faccio 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, faccio l'angolo, dopodiché vado a ripetere sull'altro lato quello che ho fatto fino ad ora. A fine giro vado a chiudere l'angolo come fatto fino ad ora, quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nella terza maglia di inizio giro, nella terza catenella, scusate, di inizio giro e chiudo con una maglia alta. E quindi siamo dunque giunti, vedete, alla conclusione di un altro giro. Partiamo con il prossimo, l'angolo sempre nello stesso modo. Due catenelle di separazione. Prima di proseguire volevo dirvi una cosa, volevo fare una specifica. Molte di voi non hanno la mano regolarissima e tende poi la punta a girare verso sinistra. In questo caso, se la mano non è proprio bella regolare, che rimane sulla maglia precisamente, girate il lavoro ad ogni inizio e fine giro in modo che la punta non tenda a voltare verso sinistra. Quindi in questo caso io dopo le 3 catenelle avrei voltato il lavoro e sarei tornata indietro. Questo è un campione, io vado tutta nella stessa direzione, non importa, anche se dovesse spostarmi sì la punta, non mi crea nessun problema. Però se vedete che a un certo punto la punta tende ad andare verso sinistra, la lavorazione va girata, altrimenti vi verranno le punte storte.
Non a tutti vengono le punte storte, perché c'è chi la maglia la prende bene sulla maglia e non prende la catenella, allora in quel caso non storta. Però io questa specifica ve la devo fare, perché poi se vi vengono le punte storte almeno sapete qual è la motivazione. Continuiamo, quindi ho fatto le due catenelle di separazione, procedo con fare due maglie alte in questo foro, una e due. A questo punto questa è la punta del nostro rombo, io devo andare ad ingrandirlo, quindi lavoro tutte e tre le mie maglie sottostanti. Due maglie alte nel foro che segue. Due catenelle di separazione. Salto le prime due maglie del disegno sottostante, una e due. Nella terza vado a lavorare le maglie centrali, le tre centrali. Vedete? Erano 11, nel giro sotto ne abbiamo lavorate 7, in questo giro ne lavoriamo 3, quindi ad ogni giro vanno tolte 4 maglie, 2 prima e 2 dopo il modulo che andiamo a costruire. 2 catenelle di separazione, di nuovo questa è la punta di un rombo, devo ingrandirla facendo 2 maglie in questo foro. Lavoro tutte e tre le maglie sottostanti, una, due e tre, due maglie nel prossimo foro, così il rombo si è ingrandito avendo un modulo da 7. Due catenelle di separazione, salto le prime due maglie e vado a lavorare le tre centrali. Una, due e tre. Due catenelle di separazione, di nuovo questa è la punta di un rombo, devo andare ad ingrandire. Due maglie alte, lavoro le tre maglie sottostanti. E due maglie nel foro che segue, uno e due. Due catenelle di separazione, vado a fare il mio angolo, ripeto la stessa lavorazione dall'altro lato fino alla chiusura del giro. Arrivati al termine del giro, noi ora dobbiamo andare a fare quello che avevamo fatto nel primissimo giro, quindi andiamo a ripetere semplicemente quello che abbiamo già fatto. Vi faccio vedere comunque il giro, però vedete, adesso appoggio qua il lavoro e vedete che abbiamo il rombo intero, stiamo costruendo i rombi di aumento, questi sono i rombi d'aumento perché siamo partiti con due rombi, nel caso del mio campioncino voi di rombi dovreste averne 4 all'inizio se seguite le mie stesse misure e i miei stessi punti iniziali. Al fine di questi due rombi, quindi quando andiamo a stringere questi due rombi, i rombi diventano 3, poi quando chiuderemo i rombi diventeranno 4, poi diventeranno 5, poi diventeranno 6 e così via, perché noi dobbiamo andare ad ingrandire il lavoro. Avete visto che messo in questo modo somiglia molto molto alla costruzione della mia maglia Amélie? Benissimo, potete tranquillamente farci anche una maglia Amélie con questo punto, perché qualsiasi poncho può essere adattabile alla maglia Amélie. Veramente verrebbe un amore fatta con questo punto, perché avreste per l'appunto tutti i rombi belli dritti davanti, la manica con la punta, e poi chi ha fatto Amélie sa che a un certo punto deve semplicemente chiudere e proseguire con la lavorazione in circolare senza più gli aumenti. Io ve lo do come suggerimento perché so che Amélie piace tantissimo e so che quando faccio un poncho la prima cosa a cui voi pensate è proprio la maglia Amélie. Vi faccio vedere però ancora questo giro.
Una volta fatto l'angolo e le due catenelle di separazione, nel primo foro vado a fare 2 maglie alte. Lavoro le 7 maglie alte sottostanti. E 7. 2 maglie alte in questo foro. 1 e 2. 2 catenelle di separazione che ci servono per saltare queste 3 sottostanti e nel prossimo foro 2 maglie alte. Vedete, stiamo arrivando alla larghezza massima del nostro rombo. E ovviamente si salta la punta del rombo successivo, perché poi ne inizieremo qua dentro un altro. Proseguo così per il resto del giro. Quindi le 7 maglie alte diventano 11 e salto con 2 catenelle le 3 maglie alte della punta finale del rombo sottostante. Procedo così per il resto del giro. Siamo arrivati alla fine del mio campioncino, perché obiettivamente adesso il lavoro prosegue sempre nella stessa maniera, dovete ripetere sempre gli stessi punti, quindi i giri come li ho fatti io dovete andare avanti, quindi sopra all'ultimo giro che abbiamo lavorato insieme dovete né più né meno lavorare il secondo giro. Quindi vi ritroverete sempre con il secondo giro di lavorazione. Quindi qua andiamo a rimpicciolire il rombo, qua andiamo a posizionare la punta del rombo nuovo. Quindi si ripete dal secondo giro in poi e saranno sempre questi i giri di ripetizione. Ora vi faccio vedere come ho agganciato il filato pelliccia. Perché a seconda del filato che voi andrete ad utilizzare dovete un po' calibrare la rifinitura. Questo è un filato che io ho lavorato con lo stesso uncinetto, quindi il numero 4, e l'ho lavorato su tutte le maglie che io ho a disposizione. Se voi usaste un filato più grosso di questo, e quello che vi vado a suggerire probabilmente è un pelino più spesso e quindi dovreste usare un uncinetto mezzo punto, un punto più grande, andrete a lavorare non su tutte le maglie, ma magari saltandone una. Magari farete una maglia bassa, ne saltate una maglia bassa, ne saltate una e così via. E magari negli spazi, in questo caso io ho sempre fatto una sola maglia negli spazi, però andrete a vedere quante ve ne stanno. Perché? Perché se no il bordo del vostro poncho tenderà ad ondulare, quindi sfarfallerà. Se voi guardate, il mio non sfarfalla, adesso ve lo faccio vedere. Come potete vedere, il bordo del mio poncho non fa un effetto tutto grinzoso e arricciato, ma è perfettamente dritto. Quindi io vi suggerisco caldamente, se usate un filato più grosso del mio, di saltare qualche punto affinché non faccia proprio quell'antistetico movimento ondulatorio che rende il poncho non bellissimo. Ecco, come potete vedere, io ho lavorato a giri di andata e ritorno, quindi ho fatto un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio, e vedete che le mie punte sono perfettamente dritte. Il mio rombo non tende verso sinistra e le punte del mio poncho non tendono verso sinistra, quindi vi consiglio caldamente anche questa cosa, quindi di voltare il lavoro ad ogni giro di lavorazione, lavorando sì in circolare ma con giri di andata e ritorno, proprio perché acquisisce una linea più pulita. Parto io ora con farvi vedere la rifinitura. Parto da un punto qualsiasi, perché tanto il filato pelliccioso non permette che si veda inizio e fine, quindi mi aggancio con una, ecco, catenella, tenendo dentro anche la codina, così me la vado a fissare, dopodiché rientro e mi faccio la maglia bassa. Ora lavoro tutte le maglie
sottostanti con una maglia bassa, in questo modo. È semplicissima, la rifinitura è solo estetica, non ha una lavorazione particolare, è proprio soltanto per rendere un po' più sfizioso il poncho, non è neanche necessario ai fini del poncho, quindi se non vi piace il filato pelliccioso, non lo avete, non lo volete acquistare, non vi interessa perché comunque ne va pochissimo, ne andranno forse un 5 metri di filato pelliccioso, non occupa tanto, non ne consuma tanto. Potete tranquillamente finire il poncho normalmente senza rifinitura. Nei fori io ne faccio uno solo di punto basso, dopodiché lavoro di nuovo tutti i punti in questo modo. Sono all'angolo, vedete, li ho lavorate tutte le maglie, anche quelle dell'angolo. Nell'angolo faccio una, due e tre maglie basse, scusate, ne ho fatte tre. Se volete potete fare una maglia, una catenella, una maglia, se volete ne potete fare 5 perché volete magari la punta più pronunciata, vedete voi, l'importante è che non arricci. Proseguo con le mie maglie, prendetele tutte, altrimenti poi magari vi viene qualche punto fatto male, sempre una nei fori e una su ogni maglia sottostante. Se il mio filato fosse più grosso, magari farei una maglia, una la salto, una maglia, una la salto. Insomma, come meglio credo, perché è solo un giro di rifinitura. Se volete la pelliccia più alta, potete tranquillamente fare maglie alte invece che maglie basse, potete tranquillamente fare mezze maglie alte. Come desiderate voi, però vedete che non arriccia, rimane bello posato il lavoro senza che faccia questo lavoro, perché sennò se tirate troppo fa questo lavoro, invece vedete è appoggiato e il lavoro procede in maniera molto lineare senza alcun problema. Faremo la stessa cosa sulla parte sopra, sul collo. Tenete bene presente sul collo che se volete che la punta rimanga così, io vi consiglio di, nel caso stiate lavorando più punti nel foro, di farne solo una di maglia qui dentro, quindi lavorate tranquillamente queste maglie, qui ne lavorate una sola e poi proseguite lavorandole tutte come fatto qui sotto. Ora mi sposto sul progetto originale e naturalmente ci salutiamo. Eccoci qua sul mio bellissimo poncho Costi finito. Io ringrazio sempre l'amica Costanza Clivio Fernandez, perché senza di lei questo punto non l'avrei mai trovato e ci sto facendo veramente un sacco di cose bellissime. Io alla fine del mio lavoro vado ad applicare una mia etichetta, eccola qua, di Fungo Label personalizzata. Infatti c'è scritto creando con luce, è una di quelle che si piega e rimane molto discreta, molto carina, graziosissima. Da una parte infatti c'è scritto creando con luci, dall'altra parte c'è scritto handmade, quindi è una mia etichetta personalizzata in ecopelle, si può mettere in lavatrice insieme al poncho a 30 gradi, non si rovina, bellissima questa etichetta, vi lascio il link in descrizione anche di queste bellissime etichette. Un'altra idea e spuntino che volevo darvi è che se volete portarlo con la punta davanti, potete prendere e mettere magari a questa altezza un bel bottoncino in modo da avere lo spazio per fare uscire il vostro polso e tenere fermo il poncho, ma non andare a togliere troppa larghezza al poncho stesso, quindi potete anche arricchire con un bottoncino, un fiocchettino, quello che volete, per tenere chiuso. Io il poncho lo indosserò, penso, più portato con la parte piatta davanti e le punte laterali, quindi non vado ad applicare il mio bottone. Il mio poncho è finito, vi lascio tutte le misure
la lista dei materiali, i link allo shop Merceria Italia Artisan e allo shop Fungo Label per le etichette in descrizione, quindi metri, misure, filato, link ai filati, anche di quello pelliccioso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao da Luci, a presto, baci!